Ragazzi, buongiorno, eccoci qua nel nostro secondo ufficio preferito, oggi tagliando day. A dire la verità dovrei tagliandare un po' tutto, entrambe l'uno turbo, dovrei tagliandare Sierra Cosworth, dovrei tagliandare anche l'Aygo della ragazza. Ieri ho fatto un sondaggio su Instagram per vedere quanti di voi preferivano il tagliando sulla 1 e quanti di voi sulla Cosworth. Abbiamo avuto un 47-53 per la Cosworth, quindi iniziamo con la 1 Turbo, con la piccola di casa. Come molti di voi sanno, quest'auto l'ho acquistata circa un anno fa, il tempo veramente vola, e ci ho fatto ma neanche 1 milione di chilometri. Era stata tagliandata veramente da poco. Il motore è stato rifatto completamente da una nota ditta, beh, Sartori posso dirlo, diversi anni fa, ma siccome voglio essere puntiglioso, ogni anno le auto si tagliandano, anche perché vecchiette così meritano di stare in salute il più possibile. Ora, siccome ho visto che c'è un bacino di interesse su uno turbo che è veramente devastante e diversi di voi negli ultimi mesi, nonostante abbia fatto il primo video e abbia trattato qualche punto critico inerente al possibile acquisto, mi avete chiesto: Sony, può essere un po' più specifico su cosa vedere o su cosa non vedere su uno turbo se dovessi acquistarne una? Beh, quindi siccome oggi abbiamo un esemplare completamente originale e lo tireremo su sul ponte, voglio mostrarvi con esattezza tutti i punti da controllare assolutamente per valutare un uno turbo. Se vi chiedono 2000 euro, ma hai due omimarci, ma il resto è abbastanza sano, valutate voi poi quanto dispendio economico da aggiungere per ritenervi soddisfatti. Sappiamo benissimo che su queste auto non è tanto una questione di prezzo, ma è una questione di valore, cioè quanto valore per voi ha quest'auto. Per una persona che gli frega nulla, il valore è pressoché zero. Per una persona che è appassionata, invece, può essere anche 15-16 mila euro. Ma come detto, tutto dipende dalle condizioni. Sorrido perché davanti a me, voi non potete vederlo, ma davanti a me ho quel regalo che faccio un po' di off topic. Se andate nel video precedente 997 Turbo Dolomiti, lì lo dico apertamente diverse volte che la cosa più importante in assoluto che stavo aspettando era lo scarico. Bene, mi è arrivato 4 giorni fa e adesso ce l'ho proprio davanti a me. L'unica sfiga che devo aspettare metà mese per montarlo, in quanto lo metto su assieme al mio ex capo officina. Prossimo video, vedete che figata. Io intanto adesso ci do un occhio. Prima cosa, è fondamentale quando volete fare un tagliando, mai farlo a motore freddo, perché l'olio, ovviamente per forza di cose, è molto più viscoso, molto più denso e quindi rimane sulle pareti. Quindi ora l'accenderemo, faremo qualche chilometro e dopodiché su sul ponte. Bene, ci facciamo giusto qualche chilometro per scaldare l'olio e poi procediamo col lavoro. Qua vediamo qualche spia. Allora, in alto a destra vediamo la spia rossa che è un alert, un'attenzione, c'è qualcosa che non va. Difatti, consideriamo che questa auto, essendo un 85, e certi modelli 85 montavano il check panel, che è questo. Il check panel veniva spesso cambiato con l'analogico tradizionale perché era un albero di Natale, pie ovunque. Io sono riuscito a bypassare diverse problematiche e rimane accesa quella della... Beh, una si è accesa adesso, della lampadina, che non è vero ovviamente, però insomma è normale, giusto così, ma queste auto ci piacciono, ci devono piacere per questo motivo, perché sono imperfette e ci piacciono la loro imperfezione. È accesa la spia della vaschetta dell'acqua, in quanto quando ho montato la vaschetta ho dimenticato di metterci il sensore, quindi provvederò. Allora ragazzi, come già sapete, quest'auto è pressoché originale, ovviamente sto parlando del motore. A parte qualche piccola modifica estetica, ovviamente reversibile, come può essere la griglia piuttosto che un leggero assetto, ciò che andremo a fare oggi sarà cambio olio, che va fatto ogni 10.000 km su queste auto. Poi vedremo anche le caratteristiche dell'olio. Filtro olio, filtro aria, in questo caso abbiamo un BMC a pannello, ma comunque andremo a vedere anche questo. Andiamo a controllare pasticche, freni, comunque impianto frenante, e tutti i liquidi, quindi dal liquido refrigerante
alla vaschetta dell'olio dei freni, piuttosto che potrei dare una controllata anche allo spinterogeno. E per finire andiamo a controllare pressione gomme e rumori molesti che potrebbe avere, dipendenti da giunti, braccetti, eccetera. Siccome la precauzione non può essere mai troppa, la prima cosa da fare è andare a staccare il polo negativo della batteria, onde evitare spiacevoli inconvenienti. Seconda cosa, sulla stina dell'olio, in modo da farlo defluire in maniera più facile. Guarda che figata, nell'85, ecco perché c'era anche la spia accesa, nell'85, poi questa è stata bypassata ovviamente, c'era la spia dell'olio, quindi quando mancava si accendeva. Idem qua. Ecco, anche qua è un semimiracolo che non ci sia dell'olio. Beh, un po' di trasudazione c'è sempre, solitamente le Fiat sono solite perdere qua, ovviamente come potete vedere qua è stato rifatto il piano con la pasta e la guarnizione. Adesso andiamo a togliere questo, ovviamente l'avevo già mollato un po', vediamo se riesco a fare il danno. 1, 2 e 3. Filtro, lasciamo sgocciolare anche questo. Allora, questo è Mangfilter, codice V714/3, originale per 1 turbo. Adesso vediamo che cosa ho in officina e procediamo. Approfittiamo per guardare il filtro, com'è. Allora, come vi ho detto, in questo caso è perfetto perché lo pulisco ogni volta che la vedo. In questo caso abbiamo un BMC a pannello, che è la miglior soluzione, insomma è lavabile. Poi l'importante è olearlo con il prodotto apposito nel momento in cui andate a metterlo su, ma l'ho fatto 2 mesi fa, quindi lo lascerei anche così. E alternativamente andate a cambiare il filtro di carta originale. Nel mentre, come fondi di magazzino, se così posso dire, ho trovato sotto nello scantinato questo filtro, questo della Champion, COF100106S. E su che vada. Procedere mettendo su al momento della verità, e qua si accenderà sicuramente un dibattito: ma che tipo di olio metti? No, ma questo è migliore, ma questo è peggiore, ma così e colà. Allora, che tra l'altro, ragazzi, guardate che figata, mi ero quasi dimenticato di mostrarvi. Questo è automobilismo d'epoca che comprai nel 2010, quando ho iniziato a avere questa passione sfrenata e quando ho comprato la mia primissima Uno Turbo. Qua c'è un dossier completo sull'Uno Turbo e questo addirittura è un poster dell'epoca, Nessuno come noi. Qua tra l'altro mio padre aveva segnato i prezzi dell'Uno Turbo quando ce l'avevo lui ai tempi, pagate 18 milioni quasi, e qua abbiamo, presumo siano gli optional con i prezzi, marchiato 1989, 2 anni prima che nascesse. Ora, in questo tipo di auto io ho sempre utilizzato o il 10V40 semisintetico oppure il 10V60 semisintetico. Può essere Bardar, può essere Selenia Racing, eccetera. Il mio consiglio è: non andate a lesinare sulla qualità di questi oli, perché sono auto che meritano rispetto, sono auto che hanno 35 anni alle spalle, quindi è importante trattarle bene. Quindi non andare al supermercato a comprarvi veramente la schifezza della schifezza. In questo momento andremo ad aggiungere 4 litri di V60. Primo litro, siamo al 4° litro, penso ce ne voglia ancora un po', perché ovviamente essendo freddo rimane sulle pareti, quindi è da mettere in moto, è da scaldare e poi controllare. Voglio controllare, dato che ci sono anche le candele, le ho già controllate qualche mese fa, sono ok, ma se vi servisse il codice BCPR7ET NGK. Preferisco puntarle sempre a mano, onde evitare spiacevoli inconvenienti anche qua. Quel
abbiamo fatto cambio olio, cambio filtro olio, abbiamo pulito il filtro dell'aria, abbiamo controllato le candele, liquido refrigerante è sul minimo, posso rabboccare un po', ma insomma va bene così. Abbiamo controllato il liquido freni, questo è stato già cambiato appena l'ho comprata. Una cosa molto importante, ecco, da cambiare assolutamente sempre, cambiate la mandata della benzina, è fondamentale. Quest'auto ha avuto un principio di incendio, per fortuna non è stato invasivo ed è stata ripresa con poco, quindi cambiate questo e i filtri della benzina. Questo grande, c'è uno piccolo che ve lo mostro dopo, questo grande l'ho già cambiato. È importantissimo, nella scatoletta quando lo comprate avete le rondelle nuove di rame. È fondamentale, prima di stringere, perché credetemi andate pazzi, scaldatele in un fornello fin quando diventano roventi, dopodiché nell'acqua fredda, così si ammorbidiscono ed è molto più semplice riuscire a stringerle e far sì che soprattutto tengano. Adesso. I freni posteriori sono già stati cambiati, sono nuovi, non sto a tirare giù le gomme, si può vedere che il cavo del freno è nuovo di stecca, le tubi dei freni sono nuove. Questa posso dirvi che è la primissima 1 turbo che io provo, che quando tirate il freno a mano le gomme si bloccano dietro, quindi fantastico. Il serbatoio è stato cambiato, nuovo. Una cosa che non mi va troppo a genio personalmente è l'antirombo che hanno dato, sicuramente ha visto sale, questa auto è stata ripresa, nel complesso è bene, però a me l'antirombo non piace per nulla. Vediamo un domani se mi passa per la mente di riprenderla. Ad ogni modo, vi dicevo, questo è un altro filtro importantissimo da cambiare, è il prefiltro della pompa, perché va a preservare appunto la pompa della benzina. Mi raccomando, è importante cambiare anche poi le tubazioni, perché tendono a screpolarsi. Allora, come vi dicevo, trasudazioni di olio, grazie a Dio, non ce n'è. I freni sono buoni. Dai, tiriamo giù anche questo così vi mostro il disco e i freni. Guardando il bullone sembra che il giunto sia stato cambiato anche recentemente. Le pasticche sono ancora molto molto buone. Il disco non ha scalino, pochissimo. Ora approfitterei che l'auto è su per controllare la pressione di tutte e quattro le gomme. Dopodiché vi inizierei a mostrare i punti critici di quest'auto partendo da sotto. Ora dipende molto anche dal vostro stile di guida, ma quando abbiamo 2-2 davanti e 1-9, 2 dietro, va più che bene. Siete ancora convinti e pazzi da voler acquistare un nano turbo? Bene, condivido la mia esperienza. I punti che secondo me sono fondamentali da controllare prima di acquistarla, onde evitare sorprese. Partendo da sotto, beh, questa parte qua, per capire se ha preso, come dire, delle botte dietro, per non dire altro. Il ponte, anche se poi può essere sostituito, e queste auto qua sono un po' come Frankenstein, però insomma un'occhiata va data. Serbatoi, diciamo che le auto d'epoca le controllate tutte in questi punti fondamentalmente. Parte laterale sinistra, parte laterale destra, andando avanti, guardando, guardate, vedete, erano solite a rovinarsi perché quando veniva alzata succedeva anche questo. Parte anteriore, vedere bene qui sopra se vi è possibile togliere i parasassi e controllare sotto se c'è ruggine, sia davanti che dietro in questo caso. Appunto, essendo stata rifatta, non ho trovato ruggine importante. Ecco, purtroppo sto scarico qua, come vi ho detto, ho fatto una cappella perché ho venduto il Soram su originale. Non mi piaceva esteticamente, ho messo su questo, ma come avete sentito non è che sia assolutamente grave. Mettiamo in moto in modo che si riempia il filtro dell'olio, così controlliamo poi il livello, dopodiché andiamo a provarla. Sì, senza attaccare la batteria, buonanotte, sogni d'oro però, Ok. Intanto ricordiamoci di stringere polo negativo. Poi controlliamo l'olio. Ok, c'è. Allora intanto andiamo a provarla. Mi viene spesso da sorridere quando le persone dicono che queste auto costano troppo. Sì, effettivamente hanno raggiunto quotazioni importanti, ma ciò che acquistiamo noi non è un'auto, è il profumo degli interni, i ricordi avuti o che vorremmo aver avuto, il sound di un motore puro, senza filtri, fatta di cambi manuali ruvidi, sincronizzatori che grattano, minimi regolari, servosterzi inesistenti. Comprate tutto ciò e molto altro, un pacchetto fatto di imperfezioni, quelle imperfezioni che non possono essere altro che valori aggiunti. Un giorno un amico mi chiese se fossi pazzo a collezionare auto da 10 km al litro o anche meno. Gli risposi che a differenza sua, io, quando andavo al benzinaio, compravo non benzina, bensì emozioni. È capace di dare veramente grandi, grandi soddisfazioni.
prima cosa che controllereste se vi parlo di uno turbo? Sì, i duomi. Iniziamo da questi. Partiamo dal duomo destro. In questo caso abbiamo i numeri telaio originali, non sono stati ribattuti, quindi deduco che il duomo sia originale. Sicuramente è stata riverniciata questa parte qua, ma comunque è sana. Parte destra, sana anch'essa. Mi raccomando, togliete queste piastre, non lesinate, cioè sono auto assolutamente da controllare con la lente di ingrandimento. Questa l'ho ripresa io in parte, in quanto quando l'ho comprata aveva una fioritura di ruggine superficiale, quindi nulla di passante, e ho preferito darle una riverniciata e ripassare un po' di mastice. L'acqua dove scolava là sotto, quindi controllare anche là sotto. Controllate bene la traversa, onde evitare incidenti, anche perché queste auto, se io do un calcio qui in questo punto, probabilmente si cricca anche là, il telaio si piega completamente. Quindi anche se ha subito un incidente anche a 20 km orari, credetemi che il telaio ne ha risentito. Controllare traversa, controllare i mastici qua, che siano originali o comunque sani. Altra parte da tenere a mente nel vano motore è, non so quanti di voi lo sanno, ma la vaschetta. Qui si toglie la guarnizione completamente, si toglie la vasca, ora non la tolgo perché ha l'acqua dentro. Qui sotto, tanto è facile toglierla, basta sfilare la guarnizione e lei viene fuori. Qui sotto erano solite, credetemi, il marciume più totale, ed è una peste riuscire a metterci mano, quindi mi raccomando, controllate assolutamente. Altra parte da ricordare è il battitacco. Nella mia precedente uno turbo, infatti dopo un po' di tempo avevo notato che qua iniziava a fiorire ruggine ed era anche passante, quindi mi raccomando, quando controllate uno turbo chiedete se potete tirar via la guarnizione, se vi dice di sì toglietela, se vi dice di no toglietela ugualmente. Ecco, qua andava ruggine. Poi altra parte sotto la moquette, andiamo dall'altra, solitamente andavano marce anche qui sotto. Se voi tirate giù la moquette, qui sotto in questa parte, era solito fare dei punti di ruggine. E ovviamente, se potete, tirate su la moquette, controllate bene sotto. È fondamentale. Perché credetemi, meglio dedicarci mezz'ora in più e controllare che spenderci sopra 3-4 mila euro poi di carrozziere. Altra parte, che adesso sto vedendo, che mi ricordo proprio ora, specialmente in auto elaborate, questa parte qua segnava sempre. Sia la parte destra, sia la parte sinistra. Qua io ce l'ho perfetta, e bene così. Un altro consiglio che vi do è controllare l'auto da dietro, che sia bella, lucida, pulita. Vi mettete qui dietro e controllate che sia dritta. Se è ondulata, ha avuto incidenti. Siamo dietro, quindi approfittiamo, tiriamo su e controlliamo bene sotto. Ruota di scorta, che sia sana qui. Togliamo questi copriduomi. Qua copre ammortizzatore e fidatevi che qui ho visto uno turbo impeccabili che qua erano devastate. Probabilmente neanche il proprietario lo sapeva. Perché? Perché l'acqua arriva su, ristagna e viene il delirio. Questione dei chilometri. È un po' utopico credere che un uno turbo di 35 anni abbia chilometri certificati o comunque originali. Anche perché cosa facevamo da Gavanelli? Per divertirsi cambiavamo l'analogico col digitale piuttosto che check panel, eccetera, eccetera, eccetera. Capire i chilometri reali di uno turbo è pressoché impossibile. Tuttavia potete vedere come è stata tenuta dentro. Quindi volante, anche se si può cambiare, specialmente la parte centrale, pomello del cambio, tutto il cruscotto se è sano e non ha crepe, insomma si presume che sia abbastanza buona. Interni, anche questi si possono cambiare, tuttavia, ma cambiare un interno, a parte che sono introvabili, ma non è che sia molto facile. Questo è originale, tranne il lato guida, che presumo sia stato rifatto. Ragazzi, anche per oggi abbiamo finito, spero che il video vi sia piaciuto, ma soprattutto che sia stato utile. Se avete domande qualsiasi tipo per quanto riguarda pezzi di ricambio, codici, eccetera, seguitemi su Instagram e scrivetemi su Instagram, in quanto lì i messaggi sicuramente li vedo. Inutile dire, mettete like, condividete questo video con tutte le persone, amanti di queste piccole auto, ma capaci di dare grandi, grandi, grandi soddisfazioni.